Ciao a tutti e benvenuti nuovamente sul canale YouTube delle Due Torri. Io sono Mauro Casadei, Fide Trainer, e in questo video continuiamo a parlare della settima traversa. La settima traversa, come molti di voi sanno e molti di voi capiranno ben presto, è un argomento cruciale perché A, bisogna saperla sfruttare bene. B, è molto spesso, la sua conquista è molto spesso l'obiettivo principale del dominio su una colonna. Quindi tutto il lavoro che noi facciamo per conquistare una colonna, sfruttare una colonna, è orientato a questo. Quindi il lavoro che stiamo facendo in questi video è farvi vedere come si può cercare di sfruttare la settima traversa perché è importante. Poi torneremo di nuovo nuovamente quando avremo spiegato questo blocco di argomenti sulla settima traversa, torneremo nuovamente alla lotta per il dominio della colonna aperta, prima di passare agli altri argomenti, sempre sulle torri come la colonna semiaperta e altri argomenti. Molto bene, noi abbiamo visto nell'ultimo video, nel video precedente, alcune posizioni in cui avevamo il dominio assoluto della settima traversa, il famigerato super raddoppio, il controllo in alcuni casi della cosiddetta settima traversa assoluta di cui parleremo, eccetera, eccetera. Sono delle posizioni base, delle posizioni elementari. Ora andiamo a vedere invece come si può sfruttare la settima traversa nel medio gioco. Cominciamo da delle posizioni di medio gioco avanzato in cui sono stati cambiati un po' di pezzi e poi vedremo nei prossimi video l'uso della settima traversa nel finale, che nel finale è proprio il coronamento per eccellenza dell'uso della settima traversa. Va bene, abbiamo fatto fin troppe chiacchiere, quindi passiamo ai fatti, passiamo alle posizioni. Molto bene, la posizione che vedete è tratta dal libro Il mio sistema, da cui ho tratto diversi esempi, perché la parte sulle torri e sulla settima traversa è fatta molto bene, secondo me, di quel libro. Ho addirittura fatto una modifica. La posizione che viene riportata nel libro, in quella posizione, non c'è la donna in A5. Molto bene. Invece in questa posizione addirittura il nero ha la donna in A5, quindi vedete che il nero ha addirittura una torre e tre pedoni in più, un vantaggio clamoroso, un vantaggio di 8 punti. Ma il bianco ha la torre sulla settima traversa che è puntata contro l'arrocco nemico. Noi siamo abituati, molti di noi almeno sono abituati a vedere l'attacco contro l'arrocco nemico basato su un attacco frontale con i pezzi che puntano in questa direzione, a volte anche in diagonale, così, eccetera, eccetera. E quando la settima traversa è bella aperta, come in questo caso, la torre spesso può arrivare a colpire un punto vitale nella posizione vicino al re. E spesso si può fare male. In questo caso il punto vitale sembra G7, ma in realtà non è G7. Volete provare a risolvere questo esercizio, questa combinazione? Vi do 2 secondi, se non vi bastano, fermate il video e poi proseguiamo. Molto bene. Molti di voi avranno visto cavallo F6. Allora, la prima cosa che bisogna capire intanto è che, visto che abbiamo così tanti punti in meno e il nostro re è scoperto e la posizione è molto aperta, se noi lasciamo una mossa libera al nero, il nero ci farà molto male. Quindi dobbiamo fare in modo di fargli male prima che lui possa muovere. E quindi per questo motivo esaminiamo per prima cosa le mosse forzanti, le mosse che sono scacchi, attacchi, catture. Parafraso un acronimo, qualcuno
mi sembra il maestro Tarascio, il mio amico, maestro Tarascio, che saluto, che lui aveva coniato, credo che fosse lui che l'avesse coniato, questo acronimo SCAT, dove pista per piano, se non vado errato. Io mi limito alla parte tattica, alla parte di calcolo, alla parte delle mosse forzanti. Le mosse forzanti sono scacchi, attacchi e catture, che si possono sintetizzare in questo acronimo. Non sono amante degli acronimi, ma questo secondo me è stato inventato bene, quindi complimenti. Quindi le mosse scat, le mosse forzanti, sono quelle che usiamo quando non vogliamo o non possiamo lasciare la mossa libera all'avversario. E qui non vogliamo e non possiamo. Quindi qui è corretto partire esaminando questo scacco, ma è corretto esaminarlo se abbiamo visto il seguito. Ora, se il bianco mangia, e questa è la prima variante, bisogna riuscire a dargli scacco matto. E dargli scacco matto con guadagno di tempo, quindi cominciamo a provare guadagni di tempo. Questo è un guadagno di tempo, ma non mi piace mica tanto fare arrivare gratis la donna del nero. Allora, controlliamo questi. Questo è un attacco sulle case bianche. Piccola pillola che vi do. Quando l'avversario ha un solo alfiere, molto spesso è orfano dell'alfiere delle altre case. Io le chiamo le case orfane. Qui le case bianche, le case chiare, sono le case orfane per il nero. Quindi sfruttiamo la debolezza di queste case, lo sfruttiamo in primis dando questo scacco. Ora qui non è difficile calcolare perché può fare solo una mossa, questa. Ora possiamo dare scacco perché? Perché non temiamo la copertura. La copertura l'abbiamo prevista, ma abbiamo previsto che se copre mangiamo di donna. E quindi quando lui viene qua, ora è facilissimo dare matto. Diamo scacco qui. Poi diamo scacco qui, guarda caso sempre passando dalle case bianche, dalle case orfane, ok? Una variante semplice, sono sicuro che molti di voi l'hanno trovata rapidamente. La questione diventa: cosa facciamo se il re viene qua? L'avevate vista? Io immagino di sì, ma vi do altri 2 secondi. Uno e due. Per vedere questa soluzione bisogna aver fatto molti esercizi di tattica e aver appreso i pattern di matto, gli schemi di matto. C'è uno schema di matto noto universalmente come matto arabo. Qualcuno mi dirà: ma perché si danno i nomi agli scacchi matti? È perché sembra scientificamente dimostrato, mi dicono così, ma ci posso credere perché anche la mia testa funziona così, che se tu dai un nome a qualcosa, poi è più facile ricordarla. E vorrei ricordare un mio amico e collega bravissimo che è Paoleso, che ha scritto un libro, Squadri di Matto, non Squadri, Quadri di Matto, associando a tantissimi scacchi matti diversi un nome, una filastrocca, un simbolo, eccetera, in maniera tale che ogni persona possa ricorrere a una sollecitazione diversa per associare, per ricordarsi quello scacco matto. Chi di voi conosce lo scacco matto arabo ha già capito perché giochiamo questa mossa qua, donna prende H6 che è un'altra mossa scatto, un'altra mossa forzante, il re qui e qui non può andare perché c'è il cavallo, è obbligato a mangiare e guardate un po', questo è uno scacco matto. Lo scacco matto con il re nell'angolo, il cavallo a una casa in diagonale di distanza e la torre o qui, non catturabile da altri pezzi. È noto in letteratura come il matto arabo. Ok? Quindi questo è un primo esempio di sfruttamento nel medio gioco avanzato, del possesso della settima traversa per andare a dare scacco matto all'avversario con un attacco più in orizzontale piuttosto che in verticale o in diagonale. Andiamo a vedere un altro esempio. Un'altra posizione tratta dal mio sistema, questa volta non l'ho modificata, giuro. Tocca al bianco, il nero ha un pedone in più, per giunta è un pedone a cui mancano 2 case per promuovere, quindi la situazione è delicata. Ma il bianco ha la torre sulla settima traversa. Avendo la torre sulla settima traversa,
Il bianco può cercare di sferrare un attacco al nero. Allora, quello che vi chiedo è di non fermarvi, non andare avanti una mossa alla volta. Cioè, quando calcolate, prendete l'abitudine di calcolare non soltanto la vostra mossa. Io intanto faccio questa e poi ci penserà il mio avversario, che se la smazzi lui, no? Come si suol dire. All'inizio può anche andarvi bene quando giocate con avversari inesperti, ma non appena si alza il livello, questa pigrizia mentale, si rischia di pagarla. Quindi, quando guardate una variante, impegnatevi a cercare le mosse, le repliche, le migliori repliche dell'avversario, con la stessa energia, con la stessa voglia, con lo stesso impegno che usate per calcolare le vostre. Va bene, allora io adesso vi lascio 5 secondi, tanto se volete potete fermare il video e poi proseguiamo. Molto bene. Allora, anche in questo caso cercheremo, esamineremo per prima cosa le mosse scat. Avrete visto tutti, spero, che donna F7 non si può perché questa donna, accidenti a lei, controlla la casa in F7, quindi non si può. Quindi questa la scartiamo. Cosa si può fare però? Possiamo sacrificare la torre per arrivare con l'altra. Cos'è cambiato? Abbiamo sempre una torre in settima, ma è scomparso questo pedone. Essendo scomparso questo pedone, questa torre ha scoperto il raggio d'azione anche su quest'altro bersaglio. Adesso abbiamo la cosiddetta settima traversa assoluta, dove per settima traversa assoluta si intende quando la nostra torre domina la settima traversa senza che ci siano bersagli di alcun tipo, neanche dei pedoni. E infatti questa torre controlla tutta la settima traversa, dalla colonna A fino ad arrivare alla colonna H. Ok? Benissimo. E se avevate visto questa variante, qui però vi spettava il compito di calcolare tutte le repliche possibili del nero. Ora, la chiave per calcolare bene, il trucco per calcolare bene, è quello di riuscire a scartare rapidamente le cose che chiaramente non funzionano. Se noi riusciamo a sforbiciare, a tagliare, a selezionare solo quello che ha senso, faremo meno confusione. Perché quando io mi metto a calcolare delle varianti, se ad ogni mossa devo calcolare 3 o 4 repliche dell'avversario, dopo un paio di mosse la moltiplicazione esponenziale mi stenderà. Ok? Se invece io sono bravo e riesco a scartare non a caso, scartare con giudizio, scartare le mosse che sono da scartare, allora è più facile calcolare in profondità, è più facile calcolare quello che serve. Benissimo. Allora, qui in questo caso togliamo tutti questi colorini e vediamo che il re nero qui e qui non può andare, quindi può andare soltanto qui e qui e qui. Ma ovviamente questa la scartiamo perché prende subito matto, quindi non ha senso calcolarla. Quasi altrettanto ovviamente anche questa non va bene, perché mangiamo qui e quando lui viene qua gli daremo scacco matto sempre sulle case orfane, non orfane dell'alfiere, ma orfane della donna. La donna controlla le case bianche e noi usiamo le case nere. Quindi scacco su casa nera, lui viene qua, scacco su casa nera e matto, no? Bene. Ma quello che veramente dovevamo calcolare è questa mossa qua. Perché noi dobbiamo trovare adesso, scusate, come non detto, su questo scacco, questa mossa qua. Per quale motivo? Perché noi dobbiamo trovare un modo di proseguire l'attacco senza lasciare all'avversario la mossa libera, perché l'avversario ha una torre in più. E quando noi lasciamo una mossa libera all'avversario che ha una torre in più, non si sa mai cosa possa succedere. Quindi dobbiamo proseguire il nostro attacco con delle mosse forzanti. E mi sa che qui solo scacchi, eh?
catture, attacchi, poca roba. Dobbiamo cercare di farlo con degli scacchi. E qui avevate visto il seguito? L'avevate visto fin dall'inizio? Io spero di sì. Se no, guardateci 2 secondi. Se no vi basta, fermate il video. Ok, allora qui cominciamo con uno scacco sulle case nere, le case orfane. Questo obbliga il nero a scegliere se andare di qua o andare di là, ma sappiamo bene che se viene di qua prende matto, per cui lui è obbligato ad andare qui. E noi cosa abbiamo guadagnato? Abbiamo guadagnato questo scacco. Ora, il nero ovviamente deve scegliere se andare di qua o di qua, ma nuovamente se prova ad andare qua in D8 c'è il matto, quindi non è che ha tutte queste chance. Noi scacco su casa nera, casa orfana, e matto su casa nera, casa orfana. Ok? Quindi anche in questo caso noi abbiamo usato il fatto che avevamo tanti pezzi che potevano accedere al re. Ne avevamo così tanti che potevamo sacrificarne uno per sfondare la copertura, lo scudo di pedoni e proseguire l'attacco da matto, combinando alcuni pezzi presenti in zona con un attacco laterale portato dalle torri. Quindi anche in questo caso un sfruttamento nel medio gioco, nel tardo medio gioco, qua siamo verso la fine del medio gioco, della settima traversa.